Diletta Leotta, al pranzo di Natale spuntano dei piedi sul tavolo, il più bello e dolce. Il Natale più dolce di sempre. È il primo Natale da mamma per Diletta Leotta e lo ha trascorso in famiglia con la figlia Aria e il compagno Loris Karius. La giornalista sportiva ha optato per un outfit rosso matchato con quello della figlioletta, prima di scattare una meravigliosa foto di famiglia davanti all'albeo di Natale. Durante il pranzo, sul tavolo è spuntato qualcosa. Dei piccoli e teneri piedini sono stati immortalati da Diletta in un video, sotto il quale scrive: "Il Natale più bello e dolce". Festeggiamenti tra cibo, piedini e canzoncine natalizie, il tutto in compagnia di amici e nipoti. Flavio Briatore, gli auguri in Kenya dalla spiaggia, buon Natale a chi è in carcere. L'imprenditore ha festeggiato il 25 dicembre nel resort di sua proprietà, il Billionaire Resort e Retreat di Malindi. Flavio Briatore è volato in Kenya con il figlio Nathan Falco e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci dove rispettando la tradizione ha celebrato il Natale 2023. Anche quest'anno il Natale di Flavio Briatore fa rima con mare, sabbia bianca, sole cocente e famiglia. L'imprenditore ha festeggiato il 25 dicembre nel resort di sua proprietà, il Billionaire Resort e Retreat di Malindi, in compagnia dei suoi affetti più cari. A tale proposito, Flavio Briatore nelle ultime ore ha pubblicato un video di auguri per i suoi follower attraverso il suo profilo Instagram. Le parole di Flavio Briatore. Buon Natale a tutti i follower, ha sottolineato Flavio Briatore nel video. Buon Natale a chi non sta bene e chi sta in ospedale in questo momento. Auguri per una presta guarigione. Buon Natale alle persone che sono in carcere e alla gente che soffre la situazione economica non brillante che abbiamo in questo momento in Italia. Flavio Briatore ha aggiunto, il Natale dovrebbe essere la riconciliazione e tutti dovremmo darci una mano e per questo ognuno dovrebbe fare la sua piccola parte affinché questo avvenga. Auguri a tutti e tanta salute e un po' di bontà. Dobbiamo cercare di essere tutti più bravi.